Buonasera. Una partita diversa, non tra due facce. Un primo tempo dove è sembrata nettamente più forte la Sampdoria, un secondo tempo dove invece dopo quella bufera, quella grandinata, è venuta fuori una grande Roma e che nel finale poi vince anche su un calcio di rigore che a mio avviso, rivedendolo, è netto e quindi è giusto averlo assegnato. Quindi una bella ripresa, però come mai quel primo tempo più incerto, più titubante? Mi sembra esagerato dire tutto il primo tempo. Secondo me i primi 20 minuti la Roma ha fatto bene, ha fatto la partita, non in maniera tambureggiante come il secondo tempo, però i primi 20 minuti bene. Poi abbiamo sbagliato il raddoppio importante e anche abbastanza netto. Poi abbiamo risbagliato qualche palla di troppo, facciamo qualche giocata per prendere i meriti personalmente e ci innamoriamo un po' della palla per fare dei duelli che non portano a niente, sbagliamo qualche palla, ci viene poi, come si dice, come si è già detto, il piedino e parte qualche fischio, perché è giusto così, per il livello di giocatori che siamo, per il livello di club che siamo. E allora ci si impaurisce, non si ha più coraggio di rifare le cose. C'è già successo troppe volte. Non è vero che abbiamo una grandissima personalità. Devo ricredermi, perché è così. I dati di fatto dicono questo. Per cui i giocatori bisogna che ci facciano vedere, che mi facciano vedere a tutti qualcosa di diverso. Se no, se poi non si gioca la palla, se poi come anche a Cagliari abbiamo timore a iniziare l'azione, a prendere delle iniziative importanti che dobbiamo prendere, come abbiamo fatto per nel secondo tempo, è chiaro che il livello in generale viene abbassato. Poi è entrato Totti, mentre lui se ne prende poi le responsabilità di giocate importanti, è uno che fa le cose per voler cambiare le cose, non per dire l'ho fatto, lui la vuole cambiare la situazione e ha dato, ha ridistribuito poi a tutti gli altri calciatori anche quella fiducia, perché lui le fa due o tre giocate importanti, la gente partecipa e gli viene dato ordine su quello che deve essere poi una condizione mentale che la nostra squadra deve avere. Però in generale io dico 70 minuti molto bene alla Roma, molto bene anche i primi 20 minuti, poi ne abbiamo concesso qualcosa, loro sono stati bravi perché loro sono una squadra organizzata e hanno fatto vedere anche nelle partite precedenti e hanno meritato di andare in vantaggio. Poi giustamente voleva giocare la partita dopo il naufragio, mentre noi abbiamo lasciato la decisione al direttore di gara. Il direttore di gara ha fatto aspettare più del dovuto, però poi ha detto si può giocare perché lo stadio ha fatto vedere di avere, questo stadio si è detto spesso di tutto, diciamo che è il miglior terreno che c'è in circolazione, perché stasera ha fatto vedere il miglior terreno che c'è in circolazione. Io non ho mai visto tanta acqua filtrare in un quarto d'ora, 20 minuti come filtrare, perché ci sono andato in campo e c'era l'acqua alla caviglia piena, una pozza alta 20 centimetri.